Federico Carraro è il nome nuovo in Casa Teramo, il centrocampista dell'Imolese che ha appena salutato Alessio Dionisi, destinazione Venezia, potrebbe essere il secondo ritorno dopo quello di Carlo Ilari che tra domani e l'inizio della prossima settimana dovrebbe firmare il contratto con la società di Franco Iachini. Carraro è l'idea principale stanti le difficoltà di arrivare ad Antonio Vacca del Parma. L'ingaggio dell'ex casertano è elevato, la quadratura con i gialloblu non è semplice da trovare ed ecco che, magari anche attraverso l'indicazione del neo DS lagunare Fabio Lupo, Tedino ha chiamato personalmente il ragazzo per informarlo della volontà da parte del Teramo di riportarlo nella piazza in cui giocò poco e con scarsi risultati nella stagione 2016-2017. Due reti, uno in campionato col Forlì e uno in Coppa Italia con l'Alessandria, ma in una stagione travagliata con tantissimi cambi di guida tecnica che non consentirono a Carraro di esprimere il valore, poi rivisto nuovamente dopo il trasferimento all'Imolese l'anno successivo, nel quale il centrocampista ripartì da un gradino più basso, la Serie D, Girone D. Il salto di categoria in Lega Pro è un'annata di altissimo profilo per il padovano, che nell'esperienza in Biancorosso fu anche condizionato da qualche tenuto per la mano. Indicazione di adesso anche grazie alla per il suo tecnico ce la faccio fino alla fine di tornare del primo tempo Teramo, che vorrebbe provare a rilanciare quelle che furono idee per una mediana costruita per Lamberto Zauli, che però non ebbe troppa fortuna durante la stagione. Carraro, Ilari con Peterman che veniva dal Palermo dovevano rappresentare il blocco centrale del campo, che fu corretto in corso d'opera con l'arrivo di Mirko Spighi preso dalla spalla a gennaio. Ora Carraro può tornare per completare quel percorso di riscatto nella piazza in cui non si è espresso come avrebbe voluto. Intanto sul fronte allenatore è prevista a breve la comunicazione dell'esonero di Agenore Maurizi, passaggio obbligato per la società che lunedì ufficializzerà Bruno Tedino, che lavorerà in campo ma che per il momento si muove anche sul mercato con l'ausilio dei dirigenti del Teramo per avere una squadra competitiva allo start del campionato.